10 volte ad ottobre, dal 25 ogni giorno, il 30 è stato sollevato per ben due volte nella stessa giornata, quando il picco di marea ha raggiunto quasi 160 centimetri. Si può ben dire che il MOSE, il sistema di dighe mobili, abbia evitato a Venezia di finire sotto acqua varie volte. Quando in mare i livelli si alzavano, in laguna l'acqua rimaneva a 75 centimetri. Durante la cabina di regia che si è tenuta in prefettura a Venezia è stato evidenziato che senza MOSE buona parte della città, in modo particolare i pianterreni delle abitazioni e degli esercizi commerciali, sarebbero finiti sott'acqua, soprattutto nelle zone di San Marco, Rialto, Dorsoduro, Cannareggio e San Polo, con conseguenti ingenti danni. Certo, sollevare il MOSE costa e non poco. I 10 sollevamenti hanno comportato una spesa di 2 milioni di euro in 10 giorni. Ogni sollevamento costa 50.000 euro per ognuna delle 4 barriere attive tra Lido, Malamocco e Chioggia, tra costi di energia e lavoro delle squadre di operatori impiegate nella control room per la movimentazione delle dighe. Ma basta pensare ai danni dell'acqua grande del 2019 per centinaia di milioni per fare una valutazione equilibrata. Nell'ultima seduta della cabina di regia in prefettura sono stati determinati nuovi parametri per il sollevamento del MOSE: 120 centimetri fino alla fine del 2023, 110 centimetri di marea il prossimo anno. D'accordo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il commissario straordinario del MOSE Elisabetta Spitz. E si attende intanto la nomina del presidente dell'Agenzia per Venezia, un incarico che non è stato ancora assegnato.